Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario, ottava settimana dell'anno dispari, venerdì. È bello stare con i santi, è bello stare vicino a Maria Santissima. È bello stare con Gesù Santissimo, il Figlio di Dio. E in questa lode globale, guidati dal Signore Gesù, ecco che incontriamo sia nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento i santi, le sante. E dice l'autore del libro del Siracide: ora facciamo l'elogio degli uomini illustri, dei nostri padri, nella loro generazione. È bello questo concatenarsi dei santi anche attraverso il sangue, l'unione dell'uomo con la sua donna, per avere una continuità di vita, ma di vita poi più alta, soprannaturale in Dio. La discendenza quindi è santa. Così Dio ha benedetto Abramo, la sua discendenza, e Maria canterà ancora in onore di Dio che ha benedetto Abramo e tutta la sua discendenza. Ormai discendenza nella fede di Abramo, nella fede di Maria, nella fede dei santi, nella fede, l'autore della nostra fede è Gesù stesso, come lo dice la scrittura. E questo comprende tutti i santi e le sante. Pensiamo alle grandissime sante che sono fiorite anche dentro la Chiesa, incominciando certo da Maria Santissima e poi lungo i secoli, proprio là. Quando alcune donne, un gruppo di donne stava vicino al Signore, così la Maddalena, le tre Marie, e poi Marta e Maria nella casa di Lazzaro, e poi lungo i secoli pensiamo a una santa Ildegarda, e pensiamo a Chiara, la cara sorella spirituale di San Francesco. E lungo i secoli, ancora Caterina da Siena, e via, Giovanna d'Arco, e la Chantal, e la Teresa, la Teresina, e Faustina. Quante sante e santi di Dio, tutti fioriti dal costato di Gesù, che dona il suo sangue, il suo spirito, una vita nuova. Facciamo l'elogio degli uomini e delle donne illustri nella Chiesa. In nessun'altra realtà l'uomo e la donna sono stati così esaltati nella Chiesa, nella liturgia. Contempliamo Gesù con la sua umanità ormai in seno al Padre, nello Spirito Santo, portato in alto la nostra umanità, sia anche il nostro corpo trasfigurato. La nostra anima trasfigurata, così il corpo immacolato di Maria, la Vergine Madre, la dignità femminile, mai avuto tanta altezza, potremmo davvero dire divina. Così tutte le sante e i santi di Dio. Facciamo l'elogio secondo la scrittura, secondo la liturgia degli uomini e delle donne sante. Certo, dobbiamo purificare noi stessi, purificare quindi noi che venendo da una realtà ormai inquinata dal peccato, il peccato originale, anche se grazie alla bontà misericordiosa di Dio siamo stati innestati nella vita divina con il sì di Maria, il sì del Verbo di Dio che si è incarnato in lei, che si incarna eucaristicamente nella Chiesa. Ma noi portiamo un po' il retaggio dei nostri peccati. Ecco Gesù che andando al tempio lo vuole purificare,
purificare sia l'Antico Testamento che è ormai da lasciare in quanto ha prodotto soltanto, purtroppo, foglie. Il popolo di Israele così eletto, amato da Dio, attraverso i profeti ha comunicato la sua divina parola e ora ha dato il suo figlio, parola eterna. Il popolo di Israele non risponde dal punto di vista, noi diremmo, etnico, la stirpe, ma c'è ormai una stirpe nuova, una stirpe eletta, un sacerdozio santo, dobbiamo essere inseriti in Cristo. Ecco, purificare anche la Chiesa attraverso la parola. La folla, dice il brano della scrittura di oggi, pendeva dalle labbra di Cristo nel Tempio. E anche se quelli che volevano quell'osservanza rigida e ormai errata contro la parola di Dio, del Dio vivente nel suo Figlio, qui in mezzo a noi nel Tempio, non volevano veramente, bisogna seguire la pienezza della verità. Gesù purifica il Tempio, allora lo purifica ancora oggi in noi, che siamo una Chiesa. Anche se costruita con pietre non sempre ben ancora levigate e scolpite dal martello della croce. Poi un giorno tutte le pietre, come nella Gerusalemme celeste, splenderanno di luce misteriosa, un riflesso della stessa luce divina. Ecco quello che ci insegna oggi la liturgia della Chiesa. Gesù, che è il frutto più bello dell'amore, dell'Ave, che noi continuamente ripetiamo nel Santo Rosario, noi come in una perla pregiatissima ripetiamo a lei: benedetto il frutto del tuo seno. Ecco, se quell'albero di fichi non ha portato frutti, l'albero nuovo della vita, che è sgorgata dal cuore di Gesù e dal suo grembo immacolato, porta il frutto della nuova vita, che è Gesù stesso. Questo frutto vuole fiorire anche dentro ciascuno di noi. Se noi viviamo in Cristo, viviamo in questa realtà di frutto nuovo, che è frutto divino, frutto della grazia, frutto della Vergine Maria, frutto amore infinito del Padre, noi siamo già salvi. Cioè siamo entrati in un contesto di paradiso terrestre, potremmo dirlo, paradiso celeste. Ecco, in questa realtà che è speranza certa, come la chiama San Francesco, noi viviamo ed esultiamo. A te, Vergine Maria, Vergine della Grazia, Madre della Grazia, piena di Spirito Santo, chiediamo questa intercessione di benedizione presso l'Altissimo, perché tutti questi frutti, questo frutto della vita in Cristo, sia perfetto in noi. Ecco la benedizione di Dio. Scende su di noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E con la benedizione della Vergine Madre, Maria di Nazareth, che è la stessa in Dio. Pace e bene a.